Rui Patricio, voto 7. Riesce finalmente a darmi una grande sicurezza con almeno un paio di interventi importanti, che hanno tenuto la porta inviolata nonostante l'assedio totale dei padroni di casa. Soddisfatto. Mancini, voto 6,5. Mezzo voto in meno per l'ammonizione stupida per proteste dopo pochi minuti, che per fortuna non ha compromesso una prestazione solida e senza sbavature dal primo all'ultimo minuto. Positivo. Smalling, voto 7. Inizia con qualche difficoltà nella gestione palla con i compagni, per poi prendersi in mano le redini del reparto con tantissimi anticipi di testa e una solidità a tratti devastante. Peccato anche lui per quel giallo inutile a pochi secondi dal triplice fischio. Ibañez, voto 7,5. Semplicemente monumentale sia in fase difensiva che offensiva. Si trova praticamente dappertutto, con tante scivolate tempestive che hanno chiuso sul nascere alcune trame di gioco potenzialmente pericolose. Superiore. Karsdorp, voto 6. Si prende subito un giallo esagerato, ma comunque evitabile, che lo costringe a tirare indietro la gamba per non lasciare nuovamente la Roma sotto di un uomo. Ne esce fuori un primo tempo prudente, ma comunque positivo, prima della botta pesante che lo costringe ad uscire in anticipo. Cristante, voto 6,5. L'equilibratore che tanto è mancato nella sfida contro il Sassuolo. Non si fa vedere per giocate sensazionali, ma si trova quasi sempre al posto giusto e al momento giusto, confermando uno spirito di sacrificio a dir poco encomiabile. Wijnaldum, voto 6. Alterna errori evitabili in fase di possesso palla a chiusure importanti sui tiri dei padroni di casa, giocando una prestazione di sacrificio che comunque gli vale la sufficienza. In ogni caso, da uno come lui mi aspetto sicuramente qualcosina di più. Spinazzola, voto 6,5. In una Roma che ha pensato quasi esclusivamente a difendersi, è uno dei pochi ad accendere la miccia, con discese importanti e alcuni dribbling molto interessanti. Inutile dire che non era la partita migliore per vederlo devastare la fascia sinistra. Dybala, voto 6. Si adegua al tipo di gioco della sua squadra tornando a gestire palla in fase difensiva e rinunciando quasi totalmente alle ripartenze in area di rigore. Si merita la sufficienza comunque per le tante botte prese che comunque non lo hanno scalfito. Pellegrini, voto 6. Indossa un casco protettivo in stile Cech o Cech, come qualcuno potrebbe immaginare, non disdegnando però né le scivolate né tantomeno i colpi di testa. In alcune fasi della partita si abbassa sulla linea dei centrocampisti, facendo comunque sentire il suo contributo in fase di possesso palla. Belotti, voto 6,5. Forse sarà un voto esagerato per un attaccante in una partita in cui non hai creato praticamente nulla, ma se lo merita perché ha subito accettato ciò, prendendosi botte costantemente e salvando sulla linea subito dopo la traversa degli spagnoli. Da applausi. Zaleski, voto 6,5. Entra a sorpresa nuovamente adattato a destra, questa volta con obbligatori compiti difensivi. Il polacco riesce a gestire la sua zona con sicurezza e concentrazione, recuperando diversi palloni e giocando complessivamente una partita di grande sacrificio. El Shaarawy, voto 6. Prova a dare speranza a una fase offensiva praticamente nulla, con alcune discese interessanti purtroppo poco assistite dai suoi compagni di reparto. Almeno ci ha provato. Abraham, voto 6. Riesce a guadagnare qualche fallo e recuperare alcuni palloni importanti, senza giocate sensazionali, ma comunque portandosi a casa la piena sufficienza. Bove, senza voto. Entra con l'unico scopo di fare legna in mezzo al campo, in attesa del fischio finale, toccando pochi palloni e perciò non meritando una piena valutazione. Mourinho, voto 7. Fin dal primo minuto si capisce quale sia stata la sua volontà: chiudere ogni possibile varco e provare qualche azione in contropiede. La Real Sociedad ha statistiche, ha dominato, ma quel che conta è il risultato finale, come lo stesso portoghese ci ha insegnato nell'arco di tutta la sua carriera. Il voto di squadra per me è un 6,5. Comprensibile l'idea di tenersi stretto il doppio vantaggio in attesa delle sortite offensive spagnole, ma forse avrei preferito soffrire leggermente meno e portarmi a casa la qualificazione con maggiore tranquillità. Comunque quel che conta è il risultato, e lo ripeto un'altra volta, soprattutto in competizioni a eliminazione diretta come queste. Il migliore della Real Sociedad per me è stato David Silva, al quale ho dato un 6,5. Ha quasi 38 anni e ancora il metronomo di tutta la manovra di gioco dei Bianco-Blu, con tante intuizioni geniali non sempre comprese dai suoi compagni di squadra. Quando sei un campione, lo rimani fino a fine carriera.
Il peggiore della Real Sociedad per me è stato Sorloth, al quale ha dato un 5 pieno. Nonostante il possesso palla forse nato dei suoi, non riesce a creare nessun pericolo verso la porta, sbagliando un'occasione colossale nella ripresa, spedendo a lato di testa da posizione a dir poco invitante. Prestazione mediocre. Il voto di squadra della Real Sociedad per me è un 6,5. Decidono fin da subito di spingere la Roma all'interno dell'area di rigore, sfruttando il possesso palla da sempre arma in più della squadra spagnola. Al netto di un paio di occasioni clamorose sprecate, però, va detto che i difensori giallorossi hanno chiuso praticamente ogni spazio, rendendo il loro gioco a tratti sterile e poco lucido. Il voto all'arbitro Kovacs per me è un 5,5. Non compie errori particolarmente gravi, ma non riesce a convincermi del tutto sulla scelta incostante dei falli, giudicati in maniera troppo severa in alcuni casi e lasciati correre in altri. Nel complesso non arriva alla piena sufficienza. Bene ragazzi, questi erano quindi i miei voti personali di Real Sociedad Roma 0-0. Vi invito a scrivermi nei commenti non solo cosa ne pensate delle mie scelte, ma soprattutto quali voti avreste dato voi al posto mio. Vi ricordo che potete supportarmi con un mi piace, che a voi non costa niente, ma per me è importantissimo per capire che apprezzate i miei contenuti e volete vederne sempre di più. E se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate su ogni mio prossimo caricamento. Ogni tanto guardo sugli miei analytics e vedo che la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta al canale. Quindi se vi piacciono, chiaramente, se volete vederne di più, vi invito a farlo, così almeno capisco che mi volete supportare. Se poi volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio come sempre il link in descrizione. Un saluto a tutti, sempre comunque Forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!